Ho protetto il mio spazio e il mio tempo. Non avrò alcun disturbo per la prossima mezz'ora. Ho chiesto agli altri di non disturbarmi ed ho spento il telefono. Ho anche chiuso tutti i miei pensieri fuori da questo posto. Sono disposto ad immergermi nella mia immaginazione. Lo faccio per me. Prendo un po' di tempo per me, per riposare ed essere fuori da questo spazio e da questo tempo. Mi metto comodamente a mio agio. Cerco di sistemarmi nella posizione che trovo più comoda. Sempre più comoda. Seguo i miei pensieri residui che se ne volano via fuori dalla porta, in una cassetta per le lettere su cui c'è scritto «Da rifletterci tra qualche ora» o in un'altra cassetta in cui c'è scritto «Da rifletterci domattina» o magari in una terza cassetta su cui c'è scritto da parlarne col dottor Santoro. Passivamente, senza sforzo, seguendo queste parole, rivolgo la mia attenzione ai miei piedi. Li avverto, li sento stanchi. Avverto in essi il bisogno di riposare e ne immagino i muscoli che si rilassano, che si stendono piacevolmente. Avverto, percepisco anche le mie gambe. Anche in esse sento un gran bisogno di riposo. I muscoli delle mie gambe si distendono, si rilassano, avverto le mie gambe piacevolmente rilassate e pesanti. A poco si distendono anche i muscoli del bacino dei lombi e della pancia, e con essi tutti i loro organi interni, come i genitali, gli intestini, lo stomaco. Magari avverto dei rumori
dei brontolii, dei movimenti intestinali, che sono assolutamente naturali. Sono espressione dello stato di rilassamento che si fa sempre più diffuso e piacevole, che si diffonde nel mio basso addome ed in tutta la mia pancia. E la mia pancia sta diventando sempre più morbida ad ogni respiro. E il mio perineo si dilata ad ogni ispirazione, portando la mia coda immaginaria un po' in alto e indietro. E ad ogni espirazione il mio perineo si contrae, portando il mio pube un po' in avanti e in alto, mentre i muscoli della pancia si contraggono per facilitare la risalita del diaframma. Mi accorgo che la mia pancia e il mio perineo sono come le pareti di un palloncino che ad ogni inspirazione si dilata passivamente ai lati nella pancia morbida ed in basso verso il perineo. Mentre ogni espirazione parte dal mio perineo e dalle pareti addominali che premono l'aria verso l'alto. Anche i muscoli del torace si rilassano, allentano la loro tensione e si sciolgono. Si lasciano andare a un respiro calmo e regolare. Mi accorgo che i dolori attorno al cuore scendono ad ogni inspirazione nella pancia morbida, che li accoglie e li accetta, e che ad ogni espirazione la contrazione dei muscoli del mio perineo e della pancia accompagna i dolori verso il basso, scaricandoli attraverso i piedi. E verso l'alto, in modo che attraversino la bocca dello stomaco, mi riempiano il petto, passino per il pavimento della bocca ed escano con l'espirazione. Li vedo uscire fuori di me. Mentre vedo le loro immagini disperdersi all'orizzonte, nell'infinito. Mi rendo conto che ci sono quattro momenti nel respiro. Il primo, mi svuoto lentamente ad ogni espirazione.
il secondo, mi fermo a lungo apprezzando il piacere di riposare completamente nel vuoto. Il terzo, lascio che l'ispirazione avvenga spontaneamente e mi concentro sull'ossigeno che mi entra dentro. Il quarto, mi rendo conto che l'ossigeno passa dai polmoni nel mio cuore e di qui porta a tutto il mio organismo quiete, serenità, benessere, energia positiva. Divento silenziosamente consapevole di queste quattro fasi del respiro. Ed intanto con i muscoli delle spalle si distendono anche quelli delle braccia, degli avambracci e delle mani. E mi accorgo che un senso di leggera pesantezza si sta accentuando nelle mani e nei piedi. È che non ho nessuna voglia di muovermi. Mi lascio andare al mio respiro sempre più lento e profondo. E mi sto lasciando andare nei muscoli del collo, della nuca e di tutta la testa, soprattutto del collo e del volto. Si rilassano i muscoli della bocca, della mandibola, delle labbra e della lingua. I muscoli mimici delle guance e degli zigomi. Quelli della fronte e sempre più quelli delle palpebre. Ogni muscolo si rilassa, ogni nervo si distende. Gli occhi, se non sono già chiusi, si chiudono ancora di più. Ogni lavorio mentale si sopisce. Ogni
tensione si scioglie, lasciando il mio corpo piacevolmente rilassato, pervaso da sensazioni di benessere, pesantezza, piacevole calore. E ora posso vedere un sole nella mia mente. Lo vedo giallo. Sento il suo calore. Lentamente il sole comincia a scendere dentro il mio corpo, lungo il collo, nel petto. Ora è sul mio cuore, lo sento scaldare il mio cuore. Poi lentamente riprende a scendere. In basso, più giù, fino alla pancia, fino al perineo. Vedo il sole splendere sopra il mio perineo, nella pancia, giallo, caldo. È piacevole sentire il sole dentro il mio corpo diffondersi e illuminare ogni angolo più nascosto del mio corpo. Ed io entro come luce del mio sole ad illuminare certe vecchie scene. Ecco, illumino una scena. La vedo sempre più distintamente, nei dettagli. Ecco che la mia immaginazione risanatrice fa sì che la scena si risolva nel bene. A livello biologico sto permettendo al mio sistema di difesa territoriale di essere efficace. A livello comportamentale sto dicendo dei no alla mia accondiscendenza, alla mia complicità. E tutto ritorna a come deve essere. Ora il sole comincia a risalire, dal perineo risale nella pancia, di qui torna nel petto, sul cuore, continua a salire lungo il collo, torna nella mia mente. È una sensazione di pace quella che mi permea,
tranquillità, pace, tranquillità. Tanto che posso addormentarmi e sognare di essere circondato da una bolla, tanto grande da esserci perfettamente a mio agio. È la mia bolla personale, fatta di tutti i colori dell'arcobaleno. Mi sto accorgendo che in essa c'è un magnifico profumo. È una bolla magica che mi può proteggere da qualsiasi cosa ci sia fuori. Nessuna voce o critica malsana può sfondare le sue pareti. È indistruttibile. Nessuno può entrarci. Ma posso farci entrare tutti gli oggetti innocenti che mi fanno stare meglio. Tutte le persone innocenti che ampliano la mia visione. Ed ora mi rendo conto che le pareti della bolla si trasformano nel mio posto sicuro. È il posto di un mio momento in cui sono stato interamente felice tanto tempo fa? Oppure è un posto che sto costruendo in questo momento? Lo vado scoprendo. Che cosa vedo? Riesco a vedermi? Quanti anni ho? Che suoni sento? Ci sono dei profumi? Che emozioni provo in questo posto? Quali sensazioni fisiche provo? C'è qualcun altro?
mi sussurro dentro di me. Sono il padrone di questo posto. Qui nessuno può farmi del male. Mi sento sicuro, calmo, forte. Esploro ogni dettaglio di questo posto. Sorrido ad ogni dettaglio, dicendo: mi sento sicuro, calmo e forte. Ora do un nome a questo posto sicuro. Un nome semplice. In modo da ricordarlo con facilità. Il nome che do è ora incontro di nuovo ogni dettaglio di questo posto. L'abbraccio nel mio cuore. E lo chiamo col nome che ho dato a questo posto. So che in futuro, semplicemente nominando questo posto segreto, ritornerò in questa atmosfera dove niente può disturbarmi, dove posso ritornare alla natura originaria, dove nella mia innocenza divento superiore alla società condivisa. E posso provare compassione per chi vive fuori da questo posto. Ora lascio depositare questo nome al fondo del mio cuore. Con questa consapevolezza nel cuore, decido di tornare nel mondo esteriore. Comincio ora a riemergere dentro di me e torno gradualmente a riprendere contatto con tutta la realtà esterna. Il rilassamento comincia a farsi meno intenso. Lascia però i suoi benefici effetti generali e locali, superficiali e profondi. Comincio a distogliermi.
il rilassamento diviene meno intenso. Mi distolgo ancora di più. Il rilassamento è ormai leggero e superficiale. Rimane però il contatto col mio cuore. Tutto è perfettamente normale. Tutto va da sé. Apro gli occhi. Sono proprio in perfetta forma, in perfetta efficienza, sotto ogni aspetto. Di nuovo in rapporto con tutta la realtà esterna. È molto soddisfacente. Soddisfacente.